ma quando finirà? Domani. 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 Quindi anche oggi. Sì. Ok. Chi vuole può andarsene e nessuno può arrivare, ma restano ancora migliaia i partecipanti al mega rave party organizzato come una vera e propria sorta di villaggio a Tavolaia nel comune di Santa Maria a Monte in provincia di Pisa. Circa 6.000 i giovani arrivati da tutta Italia ma anche dall'estero, soprattutto da Francia, Germania, Belgio e Spagna. Buongiorno. Buongiorno. Sono un giornalista, da dove venite? Pavia. Da Pavia. Ma come nascono queste cose? Praticamente tutto sui social. Senti che c'è la festa, poi ti organizzi per andare. Un ritrovo che oltre ad essere abusivo viola ogni restrizione Covid. Tutti dicono qui senza mascherina questi 2 giorni non avete temuto un po', insomma, no? No, ma sinceramente guarda, no. Più altro con quel caldo lì a tenersi la mascherina c'è da star male veramente. Sì. Emergenza Covid? Cioè mascherine. Non pervenuta. Questa mattina in prefettura a Pisa un tavolo per gestire la situazione con la questione aperta di come molti ragazzi possano da tutta Europa, solo attraverso un passaparola, non essere in qualche modo intercettati prima del fatto compiuto. Sembra che il sistema con il quale viaggiano non è quello classico, ma hanno un altro modo, forse c'è anche un codice, forse c'è un sistema ancora più complesso e poi è veloce, quindi non mi sembra che sia semplice neanche per la questura. Una zona, quella di Tavolaia, che era già stata scelta per un rave party nel 2007, ma gli abitanti dicono quella volta erano molti meno. Saranno stati la metà, non erano tantissimo così. E quando li avete visti arrivare? Sabato sera, alle 8:30 i primi sono arrivati. In un'ora poi, dopo quei due che arrivarono, si è cominciato a svolgere tutto. Spunto, un po' di colluttazione. Via. Colluttazione c'è stata, spinte. Certo. Tra gli abitanti. Tra gli abitanti, sì. E questi testoni che mettevano la macchina davanti al passo e volevano anche avere ragione. A parte poi le feci fatte davanti alle casse, un punto in meno per le forze dell'ordine e l'organizzazione.